Ok, Eccoci ciao. live. Ci siamo? Siamo pronti per ricominciare una nuova diretta? Yeah, sono prontissima. Oggi Ivan è il cliente e io sono la consulente. Un cliente un po' abbattuto così, Ah sì, perché vuoi non so. raccontarci come mai? Perché piove ed è martedì, però sembra lunedì. Boh, così. Ah, pensavo per il problema che volevi affrontare durante la diretta. No, no, non me ne frega niente, sono qui. Devo fare un Ivan. po' di costi, ti ho assunta solo per quello. Ah. Ok, tu dovevi Speravo dire di avere un cliente un po' più motivato. un. Non vuoi quindi Adesso. dirci qual è il tuo Ora mi problema? motivo. No, allora, il mio problema da cliente è che ho un sacco di idee per scrivere dei post sul mio blog, però non riesco mai a capire se vale la pena pubblicare questo post oppure no. Avrà senso? Qualcuno lo legge? Interessa qualcuno? Mi aiuta a raggiungere degli obiettivi? Mi porta clienti? Non lo so, non ne ho idea, sono indeciso, sono insicuro, ho bisogno di aiuto, aiutami, Ok, aiutami. è solo qua per questo. Nel frattempo, ci dite se si vede, si sente tutto bene nei commenti, che io vado a guardare. Tu dovevi dire un sacco di cose. Dovevo dire un sacco di cose, adesso ho fissato in alto un commento qui sulla diretta Facebook con un link, perché il 13 aprile, prima di iniziare l'argomento di oggi, volevo dire che il 13 aprile c'è il Friday Bar di Guido, è la prima volta che lo facciamo. In cosa consiste il Friday Bar di Guido? Prima c'è una diretta come questa, ma con il pubblico. Abbiamo sei persone come pubblico e per ora ci sono ancora quattro posti di tre posti Tre posti. disponibili. Quindi se volete venire alla diretta, scrivetemi sul Messenger di Facebook e vi aggiungo come pubblico. Ma soprattutto qua nei commenti vi ho messo un link per venire al Friday Bar, cioè alla bevuta di birrette che ci facciamo dopo per riconoscerci, chiacchierare una volta dal vivo e sì, vederci in carne e ossa in Sì, che poi è 3D. tutta una scusa alla fine, Per bere no? birra? Per Sì. qualcuno è così. Per me è così. Ok, iniziamo l'argomento di oggi, che riguarda appunto vale la pena o no pubblicare quel post. I commenti che vi chiediamo di lasciare sono proprio su questo argomento, cioè come fate a capire se un post che volete scrivere sul blog, su Facebook, su Instagram, ovunque vale la pena pubblicarlo, oppure come fate a capire che non vale la pena pubblicarlo. Esatto, ok. Ok, nel frattempo iniziamo. Ci presentiamo come sempre. Ciao, io sono Ivan. Ivan, Sì. ciao. Io sono Erika Ah, perché va sono la bene. consulente. Ok, adesso ingraniamo, mi Ti raccomando. vedo un po' Io sono spento, Ivan. ingranatissimo. Dovevamo procurarci del caffè, mi sa. Ok, dimmi qual è il tuo problema, Ivan. Ok, come ti ho già detto 3 minuti fa, il mio problema è che ho un sacco di idee per i post da pubblicare sul mio blog, però non riesco mai a capire se quello che vorrei scrivere ha senso oppure no. Quindi ho questa bacheca di Trello, Sì? piena di idee, però poi alla fine non scrivo mai niente perché dico, ah no, magari sta roba non funziona, oppure ah no, questa cosa è noiosa, non gliene frega niente a nessuno, Ma quindi. qualcosa lo scrivi o non scrivi proprio No, non niente? scrivo mai niente alla Non scri fine, cioè tu hai cioè. un blog, Sì, non ho quindi aggiornato mai, mai. non lo aggiorni No, perché ho perché. paura di sbagliare, ho paura che poi questa roba non è interessante, ho paura del giudizio delle persone. Paura. Paura è la parola chiave. Ok, allora proviamo a vedere come risolvere questo problema. Mi fai vedere la bacheca Trello? Sì, è questa qua. Allora, la apro anch'io. Quindi queste sono le tue idee per il tuo blog. Sono dei post che hai già scritto oppure sono solo titoli? Sono solo titoli, come ti dicevo, io non scrivo mai niente perché ho troppa paura di sbagliare. Ok, allora, torniamo un attimo fuori dalla bacheca Trello. Ci sono due risposte a questo problema. La prima risposta è che vale sempre la pena scrivere qualcosa. Ma sempre, Sì, sempre. non ti agitare. Non La mi prima agito. risposta è che vale sempre la pena pubblicare qualcosa. È infatti uno dei miei grandi modelli e persona a cui mi ispiro si chiama Ewan Sample, il suo blog si chiama The Obvious perché lui l'ha aperto proprio per dire parlerò di cose ovvie, di cose di cui hanno già parlato tutti ed è questo che mi interessa fare. E il mio blog è interessante proprio perché gli argomenti sono ovvi ed è solo un altro punto di vista su una cosa che è già stata detta. Ok, ma Quindi tu lo leggi questo. poi? Lo leggi quel blog Sì, poi? Ah, lo leggo, è uno ok. dei pochi che leggo assiduamente da un Ok. sacco di anni e infatti fa proprio questo lavoro qua e
Quindi questa è la prima risposta che secondo me dovrebbe tranquillizzare un sacco. La verità è che però spesso ci va un lavoro un po' di cesello per rendere un post potenzialmente di successo. Lì io mi perdo un po', Ecco, allora purtroppo, vediamo Pio. un attimo come fare. Per esempio, qui hai da che idea vuoi iniziare, Da Ivan? quella che vuoi tu, sei tu la Allora, consulente. iniziamo dalla prima. Come si installa WordPress? Ok, su questo titolo qua io ti propongo di farti tre domande su tutti i titoli, ma proviamo a partire da questo. Le tre domande sono: la prima domanda è che problema risolve quel post? La seconda domanda è qual è il messaggio di quel post? E la terza domanda è che cosa avranno i tuoi lettori dopo averlo letto che prima non avevano? Ok, devi ripetermene tutte queste domande Allora, le perché. ripeto e provo anche a dare delle risposte. Quindi Ok. l'idea che hai tu è di scrivere un post su come si installa Sì, uno di WordPress. quei bei post lunghissimi, super dettagliati, pieni di così video tutorial anche dentro il testo, gli elenchi, E tutto. Va bene. va benissimo, cioè qualunque forma decidi di usare va bene purché sia coerente col messaggio che vuoi dare, col problema che quel post risolve e con quello che vuoi lasciare ai tuoi lettori, che cosa avranno dopo aver letto il post che prima non avevano. Iniziamo dalla prima domanda, che me la devo leggere. Quale problema risolve questo post? Il problema che risolve è che tu prima non sapevi come fare, adesso lo sai. Ok, il problema che risolve quindi è non so come installare WordPress. Adesso però lo saprai dopo aver letto questo post. Ok, qual è il messaggio di questo post? Come si fa a installare Esatto, WordPress? è molto facile perché sono un tutorial. E poi che cosa ho prima che dopo non avevo? Ecco, adesso finalmente so quali sono i passaggi chiari per installare WordPress. Tra l'altro, questa risposta, secondo me, a seconda di come la formuli, poi ti dà anche il senso di qual è il tono di voce di quel post, di quanto deve essere lungo, di quanto deve essere dettagliato. Se noi qua volessimo rispondere, ok, non so installare WordPress, ma ho capito almeno quali sono le cose che devo avere, allora il post, vedi, già lo scrivi in maniera completamente diversa. Quindi fatti queste tre domande per ogni titolo e datti delle risposte e in questo modo diventa molto più facile mettersi a scrivere. Non metterti a scrivere prima di aver fatto questo piccolo esercizio di tre domande e tre risposte. Ok, io però ho paura che poi scrivo questo post e non lo so, è lunghissimo, non lo legge nessuno, non lo so. Però Poi diventa questo inattuale. secondo me sono quelle paure che però magari puoi toglierti di mezzo facendo quella cosa, cioè iniziando a scrivere, pubblicare, scrivere, pubblicare. Ok, quindi certe paure non te le togli mai dai piedi, altre invece quelle un po' più concrete le puoi togliere di mezzo facendo questo esercizio. Vogliamo provare su un altro titolo? Ci sono delle cose, no, tu hai messo tutte cose molto tecniche. Sì, perché sai, io sono un tecnico, quindi Ok. scrivo solo di cose tecniche. Vabbè, proviamo quello sui temi consigliati. WordPress, temi consigliati. Ok, Dunque, questo. la prima domanda è che problema risolve? Ecco, vedi qua è meno facile rispondere. Che problema risolve questo post? Non so che temi installare sul mio sito, allora io ti dico più o meno dove potresti iniziare a guardare. No? Quindi la persona che lo legge ha già un sito su WordPress. E vuole cambiare tema? Oh sì, oppure ne vuole Più installare sei uno. specifico nella risposta, meglio è. Non ci avevo pensato, in Ok. effetti cambia molto. Cioè, io ho già un sito su WordPress, voglio cambiare tema? Oppure. Oppure devo installarne uno da zero, non l'ho mai fatto prima. Esatto, vedi, sono già due post diversi. Ho Quindi è capito. tanto più efficace quanto più riesci a essere specifico. Diciamo che ho un sito e voglio cambiare tema. Quindi questa è la risposta. Qual è il messaggio del tuo post? Beh, il messaggio è un elenco di temi consigliati. Non lo so, qual è il Tu sei messaggio? veramente in Io difficoltà? sono super in difficoltà, non ce la posso fare. Ma cos'è che ti fa sbuffare? Ti stanca? Non lo so, l'ansia da prestazione, Ma così, ma rispetto a io. cosa? Non lo so, Chi è. l'enorme quantità di articoli uguali che ci sono dappertutto, scritti in tutte le lingue. No? Allora puoi fare un post in cui consigli quali altri articoli leggere? No, perché io comunque voglio dare i miei consigli, Ecco, scusa. benissimo, allora questo è il tuo punto di vista, ok? Quindi il tuo messaggio sarà il mio punto di vista è questo qua. E vedi, allora ritorniamo E alla. quindi come deve diventare il titolo di questo post?
Vediamo prima la terza domanda: che cosa ho prima, che cosa ho dopo averlo letto che prima non avevo? Allora se facciamo più di un post dipende, cioè se sono i temi per iniziare, hai tipo delle idee per iniziare, Ok, ok? temi di WordPress, delle idee per iniziare. La Ah. risposta alla terza domanda molto spesso diventa il titolo stesso del Ok, post. quindi anche se non sono enciclopedico va bene lo stesso. Assolutamente, tra l'altro più dividi il tuo argomento in microparticelle, meglio è perché è più facile dall'altra parte seguire il tuo discorso ed è più bello ritornare sul tuo blog e vedere come continua. È molto importante anche ricordarsi che non stai scrivendo per gli addetti ai lavori. Questa cosa qui è proprio difficile, perché ti fai una risata, scusa? No, Perché sei proprio, cioè tu qua non stai facendo io non finta, sto sei assicurando, veramente? sono molto agitato, adesso Sì. devo andare a C'è il batti qua. piangere, devo andare a piangere in bagno io adesso. È per questo che non hai più un blog, Ivan. È per questo, esatto, sì. Ok. Perché nel buio della mia newsletter posso fare quello che voglio, nessuno mi Nel vede. buio della tua newsletter. Esatto. Sì, è così. Perché, vabbè, poi questo lo approfondiremo. Ok, questo è il mio messaggio. Sono queste tre domande. Non so se qualcuno tra i commenti che Non ci non sono commenti ci sono cose. oggi. Sì, Stanno mangiando l'uovo di Pasqua. mi sembra anche ragionevole Sono oggi. pieni di canditi Sì, e esatto. colomba e mandorlato balocco, che Ok. è un panettone, però. Non so se volete magari dirci un titolo che avete in mente e vedere, e noi proviamo a applicare questo Sì, esatto, se esercizio. funziona oppure no. Sì, mentre aspettiamo i commenti, mandiamo Lo lo spot. spottone dell'ultima raccolta uscita. Ok, aspetta che lo trovo, eccolo qua. Ecco una raccolta tutta dedicata al pixel di Facebook. Il pixel di Facebook è uno degli strumenti più importanti ma meno conosciuti. In questa raccolta ci occupiamo di vedere in maniera più approfondita che cos'è questo pixel di Facebook e come si usa, come si crea, come si installa e come si fanno delle inserzioni a partire dal pixel di Facebook. Quindi se non avete chiaro che cos'è il pixel, questa è la raccolta che fa per voi. Per seguirla basta un abbonamento su Guido, un abbonamento mensile oppure annuale. Buon lavoro! Ok, Rieccoci. dovremmo essere Diamo tornati. il codice sconto. Aspetta che lo trovo. Eccolo qua. Maria, io esco il codice sconto per comprare un abbonamento su Guido fino a mezzanotte di Con oggi. il Con 20%. il 20% su Guido in questo momento ci sono 189 video, se non sbaglio, e l'abbonamento serve per consultarli tutti Esatto. quanti, quando si vuole, quanto si vuole. L'abbonamento può valere un mese oppure un anno. Un mese inizia dal momento in cui ci si iscrive, quindi non è il mese No, solare 1 esatto. aprile, 1 maggio, ma nel giorno in cui si iscrive scatta 30 l'abbonamento giorni. e poi dura 30 giorni. Voilà! Ok, Continuiamo a non niente. Oggi non ci avere sono domande. domande. Sono così i nostri spettatori. Di Vabbè, essere basta. fatti, essere fatti. Proviamo ancora a applicarlo a uno dei tuoi posti, visto che ne hai fatti un sacco. Sì? Proviamo quello su. Non lo so. Hosting e dominio sono la stessa cosa oppure no? Prima domanda, quale problema Ok, risolve? ma perché c'è un sacco di gente che secondo me non ha tanto le idee chiare su questa cosa qui e quindi potrebbe aiutarli a chiarirsi le Ok, quindi già da questa risposta capisco che è un post per chi inizia. idee. Ok. Assolutamente. Qual è il messaggio di questo post? Ti spiego la differenza tra l'hosting e il dominio. Basta, non c'è un altro messaggio. Sì, secondo me questo è un po' autoevidente così, perché equivale all'idea. Invece in questa risposta dovresti essere un po' più, cioè farmi già capire qual è il taglio, la soluzione del post. Quindi prova a dirmi che ne so. L'hosting è questo, il dominio è quello. Questo è il messaggio del post, no? Ah, ok. Vedi, io non ci arrivo proprio a sta cosa, sono proprio scemo. Vediamo così. Prova a dirmi quindi qual è il messaggio del post in poche parole. Non ti sbagliare, l'hosting è una cosa e il dominio è un'altra. Ok, No, vero? no, Più o sì. meno Ci ci avviciniamo. avviciniamo. Bisogna cercare di essere il più possibile empatici, cioè tu devi avere proprio in mente non le tue esigenze, ma le esigenze di chi legge. Ok. Quindi, per esempio, dimmi se dico una stronzata, il messaggio potrebbe essere: guarda che l'hosting è quello che ospita tutta l'infrastruttura, mentre il dominio è come l'indirizzo di casa del sito. Sì, più o Ok, meno, nella sì. semplificazione poi si perde sempre Sì. qualcosa. E poi, che cosa ho dopo averlo letto che prima non avevo? Le idee più chiare? Sì, magari la sicurezza Quando anche devo di comprare qualcosa, tipo, scegliere no? esatto chi è. Oh, siamo fuori fuoco.
Sì? Fotocamera, torna tra noi. Ecco, Ok. la sicurezza anche di capire chi può essere il fornitore del tuo dominio e del tuo hosting. Questa è una bella, vedi, se tu già nel messaggio mi dici questa cosa qui, cioè che cosa ho dopo che prima non avevo, è il È takeaway, il in pratica, takeaway. esatto, in una parola sola è quello. Se tu me lo formuli così, quindi mi dici dopo saprai quale fornitore scegliere per il tuo hosting e quale fornitore, con quali parametri Però è una sceglierli. cosa complicata, nel senso che poi sembra che io sto facendo un endorsement, capito, a un fornitore o un altro. No, perché questo è che cosa avrai dopo, quindi dopo che io avrò seguito il tuo ragionamento sulla differenza tra l'uno e l'altro, sarà più facile per me. Continuiamo ad andare fuori fuoco, chissà come mai. Non so Ah, perché. perché Perché? l'ho impostata male. Perché non c'è attivo l'autofocus? Perché no, c'è, ma è sulla cosa sbagliata. Vabbè, Quindi proviamo a. adesso c'è la finestra fuoco. Ok, proviamo a rimanere più o meno scusi. Fermi immobili. Fammi finire il ragionamento. Ok, dopo aver seguito il tuo post in cui mi fai capire la differenza tra l'uno e l'altro, grazie a questo mi avrai resa più in grado di scegliere i miei fornitori. Non è che il tuo post parla dei fornitori, altrimenti questo sarebbe qual è il messaggio? Ok, va bene, però vedi che a È me succedono queste difficile, cose qui, cioè è sì. molto difficile perché dici no, faccio questa cosa qui, allora poi di solito arriva quasi subito poi la domanda, ma io allora dove devo andare a comprare l'hosting o il dominio? E vabbè, ma quella è una domanda legittima, tu non puoi pensare che le persone non te lo chiedano. Allora, ci sono un po' di commenti nel frattempo. Vediamo. Allora, il primo, allora, eccoci qua. Sara che dice, perché avvicinare i bambini all'arte? Bello, Prego. questa è un'idea di un post. Allora, l'idea è perché avvicinare i bambini all'arte? Quale problema risolve questo post? Non è banale. No, potrebbe essere, cioè, rischi di essere un po' autoreferenziale, forse, no? Io ho bisogno di, io faccio che ne so, Sara, io sto ipotizzando perché non lo so cosa Sì, fai in sì, realtà, sì. però magari tu fai appunto dei laboratori per avvicinare i bambini all'arte, allora ti viene da scrivere un post sul perché ha senso fare questa cosa qui. Esatto, fermiamoci qua un attimo. Infatti, vedi che questa domanda è fantastica perché ti costringe a dire, ok, questa idea va bene, ma è troppo dal mio punto di vista. In che modo si può trasformare questa idea nel punto di vista del mio target? Quindi, quale problema risolve? Per esempio, potrebbe essere: non so cosa far fare ai miei Esatto. bambini nel tempo libero, in un giorno di pioggia, la domenica, non lo so, Ci sono le vacanze di durante Pasqua per. l'estate, la lunghissima e Ok. tremenda Ma estate. anche appunto durante le vacanze di Pasqua in cui stanno a casa 5 giorni e tu dici cosa diavolo gli faccio Misteriosamente. fare questa... alla Vabbè, ma niente. creatura? Ok. Pasqua è un giorno. Sì, infatti, due con Ok, Pasquetta, quindi dai. proviamo a finire quindi l'esercizio. Quale problema risolve potrebbe essere una di queste cose, quindi già ti costringe a cambiare il tuo punto di vista. Qual è il messaggio del post? I laboratori, oppure andare a vedere robe di È un ottimo arte, modo per ammazzare un pomeriggio quando non sai cosa fare. oppure magari una cosa più figa No, è una ancora, cosa dico molto tipo, più figa, ai ovviamente. bambini piace l'arte, solo che tu non te ne eri mai accorto perché non gliel'avevi mai fatto vedere, che ne so. Esatto. E che cosa ho? Mi piace che devo leggere le domande ogni volta. Sì, Tra l'altro tipo. le uso da anni così, ma ogni volta le devo leggere. Qual è il takeaway del post? Quindi che cosa ho dopo che prima non avevo? Il tuo lettore, quindi secondo me in questo caso avrà potuto sperimentare un nuovo punto di vista che è una persona che vede i bambini in un modo completamente diverso da come li vedeva lui, per Ok, esempio. tra l'altro perché avvicinare i bambini all'arte più che il titolo di un post è tipo il tema portante di un anno di pubblicazione su un blog, secondo me, Sì, no? esatto. Quindi questo argomento E da qui qui, deriva anche la difficoltà di applicare le esatto, tele. cioè questo argomento qui si può spezzare, cioè quello è tipo il leitmotiv che sta sotto e poi ogni volta uno cerca di scrivere un post per argomentare in questo senso. E quindi quello che dicevamo prima di dire far fare un laboratorio di avvicinamento all'arte ai bambini è un buon modo per trascorrere i giorni a casa durante le vacanze di Pasqua è un titolo di un post che ha senso per il tuo obiettivo, ma ha senso anche per chi lo legge. Sì, Ok? assolutamente. Altro commento? C'è Michela che torna sul nostro discorso hosting e dominio, dicendo magari il post hosting e dominio può essere utile all'interno di una rubrica di dizionario tecnico se proprio non ha un altro vantaggio pratico e immediato. Che secondo me è un altro bell'approccio, nel senso che, non lo so, a me piace l'idea di spiegare
le cose, anche di lasciare un riferimento fisso, no? Dire, ah, ogni volta che ho un dubbio vado a vedere quel blog lì perché mi ricordo che hanno delle definizioni chiare. Tra l'altro, vedi, in questo modo, facendosi queste tre domande, da un'idea ne escono fuori tantissime perché scopri che quella è solo un'idea, però l'applicazione pratica di quell'idea possono essere mille le applicazioni, Sì, perché a seconda del infatti. punto di vista con cui tratti l'argomento cambia il post che scriverai. E Esatto. questo ti aiuta anche a non scrivere un post che inizi a scrivere in un modo, poi lo cambi mentre lo scrivi, e poi alla fine non si capisce di cosa volevi parlare perché avevi tutti gli approcci tutti insieme. Sì, tra l'altro io sono, cioè mi piace questa idea qua di Michela, non penso che lo farò mai, però è un'ottima idea, secondo me, per un blog, e tra l'altro sono anche delle robe che potenzialmente si posizionano abbastanza bene sui motori di ricerca se uno fa un buon lavoro, no? Poi, sì, Alice dice dopo il trova prezzi, il trova hosting, che tra l'altro probabilmente c'è anche questa cosa qui, però è una di quelle robe un po' shady, dove non si sa mai Ah, chi dove, l'ha messo sì, online? qual è il punto, no? Come, non lo so, i preventivi per l'assicurazione delle auto che poi ti fanno inserire 1 miliardo di dati che vengono rivenduti. Certo. Poi, Katia, commento un po' lungo, lo metto qua. Dice, io sviluppo siti e vorrei pubblicare un articolo con i passi da fare prima di cliccare sul bottone pubblica. Ho pensato di intitolarlo come ho pubblicato questo articolo con checklist in regalo e abbinarci appunto alla checklist in formato freebie da scaricare. Sarà anche il primo articolo del blog, quindi mi pongo anche la domanda, sarà un buon primo articolo? Secondo me è una per niente una cattiva idea. Tu No, cosa è un ottimo dici? articolo. Io mi immagino che il target di questo blog sia qualcuno che deve comprare i tuoi servizi, e quindi poi dopo che gli hai venduto il sito, lui deve anche capire o lei come usarlo, se usarlo, gli servirà davvero avere un sito. Quindi mettersi in questo flusso di pensieri e dire: io ti faccio il sito, ma dopo vediamo come puoi usarlo e quindi come ho pubblicato l'articolo, è un'ottima idea. Quindi secondo me sì. La risposta è sì. E tra l'altro, non è che il primo articolo deve essere Una roba pazzesco. speciale, no. No, anche perché probabilmente, dato che il primo verrà meno letto, tipo del decimo, quindi. Sì, tra l'altro se vuoi evitare l'impasse da primo articolo, la cosa migliore da fare è scriverne tipo 5 e pubblicarli tutti insieme. Uscire già con 5 articoli Sì, online, sì. esatto. Allora, poi, un altro commento che è arrivato nel frattempo. Monica dice che problema risolve questo post è un domandone quando si parla di questioni più astratte o personali, che so, un post in cui racconto come funziona il mio personale processo creativo o il metodo di lavoro del mio cliente. Yes, infatti i tuoi esempi andavano molto bene, ma sono molto tecnici. È più facile risolvere questo tipo di idea perché, appunto, il problema che risolvono di solito è molto pratico. Quando invece, come dice Monica, il problema è più legato a questioni astratte o di impostazione o personali, è molto più difficile. Però, per esempio, l'idea è: ecco il mio processo creativo, che problema risolve questo post? Può essere, dall'altra parte ci sono persone come te che hanno bisogno di un confronto, e quindi il tuo post fornisce quel confronto che spesso manca nella comunità di, che ne so, grafici italiani. Boh. Sì, tra l'altro, ci sta anche all'interno di un calendario editoriale alternare un pochettino i contenuti, no? Quindi il post, la serie di post sul processo creativo che magari parlano un po' di più agli addetti ai lavori o a chi vorrebbe iniziare a fare il tuo lavoro. Vanno molto bene, nel senso che c'è anche bisogno di arrivare agli addetti ai lavori, ogni tanto c'è anche bisogno di arrivare a chi inizia. Poi a questo si somma un discorso sul target e sul tuo posizionamento. Quindi, se tu hai in mente di lanciare, che ne so, un corso in qualunque formato per chi vuole iniziare a fare il tuo lavoro, allora una serie di articoli di questo tipo è perfetta. Oppure, se vuoi impressionare le agenzie di comunicazione perché ti interessa lavorare con loro, una serie di articoli di questo tipo di nuovo hanno molto senso. Yes, insomma, Ok? secondo me in breve la risposta alla domanda vale la pena pubblicare quel post è sì, ma
ma cerca di cesellarlo un po' e pensarlo proprio per chi legge, facendosi aiutare da queste tre domande che abbiamo usato fino adesso. La cosa che è sempre più difficile da fare, ma è anche sempre la più utile da fare, è pensare, mettersi nella testa del target, ok? Quindi invece di fare come ho fatto io negli esempi, essere un po' astratto e un po' enciclopedico, dire, ok, al mio pubblico questo tema qui come interessa saperlo, come lo posso tagliare? E questa è solo l'esperienza che te lo dice, non c'è nessuna ricerca che potrà risolvere questo dubbio, quindi tanto vale iniziare a vedere come va, E perché poi finché non inizi non raccogli dati. ci sono le tre domande Sì. che se vuoi puoi rileggere per Sì, ripetere. le tre domande sono, la prima è quale problema risolve il post che voglio pubblicare, la seconda domanda è qual è il messaggio di questo post e la terza domanda è che cosa avranno i lettori dopo averlo letto che prima non avevano, cioè qual è il takeaway, che cosa si portano via da quel post. Esatto. Ok, se abbiamo letto tutte le domande, Sì, non ci sono altre domande. molto bene. Ricordiamo il codice sconto che è questo qua sotto, Maria Io Esco, vale fino a mezzanotte di oggi. E, se volete venire al Friday Bar di Guido, noi siamo molto felici, Sì, il è già la 13 settimana prossima, aprile, quasi, no, tra quella due, dopo tra ancora, due. 13 aprile qua a Spazio Figo Torino, al link nei commenti ci sono tutti i dettagli. Iscrivetevi perché i posti sono limitati. Ok, Limitati, limitati. ci sentiamo martedì Va prossimo, giusto? bene, sì. Ciao a Ciao! tutti, grazie.